Decine di posti di blocco in Catalogna, controlli a tappeto al confine tra Spagna e Francia e caccia serrata. Younes Abouyaaqou, il marocchino di 22 anni identificato come l'autista del furgone che ha fatto la strage sulla Rambla. Gli investigatori cercano di far luce sui contatti e le attività dell'imam che avrebbe radicalizzato gli uomini della cellula jihadista che ha colpito Barcellona. Il premier Gentiloni avverte: la minaccia dello Stato islamico continua malgrado le sconfitte sul territorio. Nessun paese, compresa l'Italia, è al riparo dal terrorismo. Dal meeting di Rimini, il presidente del Consiglio conferma l'impegno a far approvare lo Ius Soli. Immediata la replica della Lega, pronti a raccogliere 1 milione di firme contro la legge. È morto a 91 anni Jerry Lewis, il re della risata, uno dei più celebri attori americani. Una carriera ricchissima fatta di decine e decine di film, show televisivi e produzioni che ha rivoluzionato la comicità, ma malgrado fosse un monumento vivente, da Hollywood non ha mai ricevuto il riconoscimento dell'Oscar. Dopo quelle di Juventus e Napoli, partenze convincenti nel campionato di calcio di Serie A anche per Inter, Milan e Roma. Una prima giornata che ha visto protagonista in campo, non senza qualche polemica, anche il VAR, il sistema di assistenza video agli arbitri. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale della Sette. Dunque, lo avete sentito dai titoli, è caccia in Spagna, in particolare in Catalogna e lungo il confine con la Francia, all'uomo, il marocchino 22enne, che era alla guida del camion che giovedì ha fatto irruzione sulle Rambla a Barcellona. Questo mentre si sta cercando di fare luce su un'altra figura chiave di questa vicenda, ossia l'imam di Ripoll, che avrebbe indottrinato il comando di terroristi che ha ucciso 14 persone a Barcellona. Vediamo. Ancora una perquisizione dei Mossos de Squadra alla moschea di Ripoll, cittadina d'origine della gran parte dei terroristi coinvolti negli attacchi alla Rambla a Cambrils e dove operava il loro ideologo, l'imam Abdelbakil Essatti. Proprio le attività del religioso sono nel mirino degli inquirenti, che lo ritengono responsabile della radicalizzazione della cellula jihadista. Non è ancora chiaro se l'imam sia morto nell'esplosione avvenuta mercoledì sera ad Alcanar, nella casa dove la polizia catalana ha confermato di aver trovato 120 bombole di gas pronte per uno o più attentati esplosivi. Sarà l'esame del DNA a verificarlo. Abdelbakil Essatti potrebbe essersi radicalizzato in carcere. A Ripoll, dal 2015, era uscito nel 2012 dal carcere, dove si trovavano jihadisti coinvolti nelle stragi dei treni di Atocha a Madrid nel 2004. Nel 2016 aveva trascorso 3 mesi in Belgio, a Vilvoorde, vicino a Bruxelles, culla con Molenbeek del jihadismo europeo. Il resto della cellula di Ripoll non è più in grado di nuocere, secondo il ministro degli interni catalano Joaquim Font. 4 persone sono in manette, 5 terroristi sono stati uccisi e 3 ancora non identificati sono morti disintegrati nell'esplosione di Alcanar. L'unico ancora da trovare è Younes Abouyaaqou, il marocchino di 22 anni, sospettato di essere l'autista del furgone killer della Rambla. Decine i posti di blocco in Catalogna, intensificati i controlli al confine con la Francia. Non è chiaro se sia lui, anche in questa foto diffusa dalla stampa spagnola. Si tratterebbe di 2 terroristi della cellula di Ripoll scattate a un pedaggio autostradale vicino a Cambrils una settimana prima degli attentati. I 2 uomini appaiono al volante di 2 dei 3 furgoni che, secondo gli investigatori, avevano noleggiato. Uno potrebbe essere quello usato per la strage sulla Rambla a Barcellona. E dal meeting di Rimini il premier Paolo Gentiloni dice: nessuno può sentirsi al sicuro. È chiaro appunto che anche l'Italia è tra i paesi a rischio, e Gentiloni rilancia anche il suo impegno sullo Ius Soli, parole che però inevitabilmente scatenano polemiche all'interno del centrodestra. Sebbene Daesh ha perso la sua partita fondamentale, quella di far diventare uno Stato la propria presenza terroristica, la sua minaccia continua e riguarda tutti, anche l'Italia.
Lo dice il Presidente del Consiglio nel corso del suo intervento al meeting di Rimini, dopo aver espresso tutto il suo cordoglio per quanto accaduto in Spagna, per le vittime italiane e per tutte le altre. Siamo solidali con Barcellona, città splendida e amica, straziata dal recente attacco terroristico. Poi, per quanto riguarda i pericoli per il nostro paese, le recenti minacce dell'ISIS, aggiunge: non credo alla propaganda di alcuni siti islamici. I terroristi non ci costringeranno a rinunciare alla nostra libertà, anche se nessuno, nemmeno noi, possiamo sentirci al riparo dal pericolo di attacchi terroristici, e per questo non abbasseremo la guardia. Il Presidente del Consiglio conferma poi l'impegno del Governo e della maggioranza anche su altre questioni rimaste aperte prima della pausa estiva, come la legge sullo ius soli, e spiega: non avremo paura di riconoscere diritti e di chiedere rispetto dei doveri anche a chi in Italia è nato e studia nelle nostre scuole. Parole che provocano l'immediata reazione del leghista Matteo Salvini, che ribadisce: la Lega farà di tutto per bloccarli in Parlamento, ma se non fosse sufficiente siamo pronti a raccogliere 1 milione di firme per cancellare questa follia. Paolo Gentiloni poi parla anche dei flussi dei migranti. È un fenomeno, dice, con cui bisognerà fare i conti a lungo, e chi semina odio e facili illusioni non farà un buon raccolto in contesto di lunga durata. La risposta non è l'esclusione, né la negazione della realtà. Ma l'impegno, chiarisce il Premier, resta a tutto campo, a cominciare dal sostegno alla crescita economica. Gli sforzi, spiega, saranno concentrati soprattutto sui giovani, con incentivi permanenti, stabili, e caratterizzeranno i mesi da qui fino alla fine della legislatura, e rispetto a cui la prossima legge di bilancio sarà un passaggio chiave. E c'è un'altra donna italiana coinvolta in un attentato, l'attentato che c'è stato in Finlandia venerdì scorso. Le migliorano le sue condizioni. Lisa Biancucci era stata ferita appunto a Turku da un 18enne marocchino che ha ferito diversi, anche ucciso alcuni passanti in strada. La donna era stata accoltellata ad una spalla mentre passeggiava portando nella carrozzina la sua bambina di appena 6 mesi, la quale fortunatamente è rimasta illesa. Ricoverata in terapia intensiva dopo un intervento chirurgico, la donna è stata raggiunta in ospedale dai parenti. La 34enne di Bibbiena, in provincia di Arezzo, in Toscana, vive e lavora da tempo nella città finlandese come ricercatrice antropologa. Nell'attentato in cui è stata ferita Lisa Biancucci sono state uccise 2 donne finlandesi, una di 67 anni e una ragazza di 15 anni. Torniamo adesso in Italia e ci occupiamo di terremoto. Oggi a Palazzo Chigi viene fatto il punto sulla situazione a distanza di 1 anno dal terribile terremoto che ha colpito la scorsa estate il centro Italia. Il Premier Gentiloni annuncerà anche la nuova governance per le attività di ricostruzione dopo l'annuncio a sorpresa del commissario straordinario Vasco Errani, annunciato appunto nelle scorse ore, il cui mandato in ogni caso comunque era in scadenza. Una nuova governance o un nuovo commissario? Il dilemma sulla ricostruzione post terremoto sarà sciolto nel primo pomeriggio a Palazzo Chigi, dove il Premier Gentiloni annuncerà l'uscita di scena del commissario straordinario Vasco Errani e chi e come rileverà poteri e competenze attribuite fino ad oggi al commissario nominato dall'allora Premier Matteo Renzi. Errani dovrebbe arrivare fino alla sua scadenza naturale, prevista per il 9 settembre, ed è ormai certo che non verrà riconfermato, anche perché con ogni probabilità è pronto a candidarsi per le politiche al fianco di Pierluigi Bersani. Il Premier Gentiloni potrebbe dunque optare per un nuovo commissario, ma l'ipotesi più accreditata è la distribuzione dei poteri che furono di Errani ai governatori delle 4 regioni interessate, una cabina di regia coordinata direttamente dal Premier Gentiloni o da un ministro o da un sottosegretario. Non a caso, prima della conferenza stampa, il Presidente del Consiglio presiderà un vertice con lo stesso Errani, il nuovo capo della Protezione Civile Borrelli e i governatori di Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. Una scelta che però divide i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto di 1 anno fa. Da una parte chi, come il sindaco di Visso, Giuliano Pazzaglini, ritiene che se i presidenti di regione avranno maggiori responsabilità, o meglio diventeranno commissari alla ricostruzione, ci sarà un vantaggio operativo. Dall'altra, chi invoca un commissario di nomina governativa, per il sindaco di Amatrice Pirozzi ci vuole un commissario e 4 subcommissari, 1 per regione, individuati tra i sindaci delle città con zona rossa. Solo chi vive il territorio sa come affrontare questa emergenza, ha proseguito Pirozzi, secondo il quale prevedere i presidenti di regione sarebbe una follia. Le regioni facciano solo gli enti attuatori.
Ed ora per la politica, il centrodestra in cerca di unità. Sembra che a questo punto ci sarà davvero il vertice tra Berlusconi, Meloni e Salvini, un vertice nel quale appunto si discuterà dei vari punti in programma. Ognuno dei partiti, degli schieramenti non vuole rinunciare a qualcosa e ovviamente c'è in ballo anche e soprattutto la questione del voto, la questione assolutamente intricata del voto in Sicilia. Annunciato diverse volte, sempre rimandato per i dissapori sorti sulla leadership del centrodestra, stavolta l'incontro ci sarà. Silvio Berlusconi prende l'iniziativa e fissa il vertice a 3 a settembre. Il leader di Forza Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, si vedranno ad Arcore per mettere a punto un programma comune in vista delle elezioni politiche, programma al quale il Cavaliere starebbe già lavorando e del quale trapelano le idee cardine come la flat tax, una tassazione forfettaria, e l'introduzione della doppia moneta, una nazionale per le transazioni domestiche e l'euro per le transazioni internazionali. L'appuntamento, programma a parte, servirà ad affrontare la questione del listone unico, il progetto caro a Giovanni Toti. Secondo il presidente della Liguria, consigliere politico di Berlusconi, vista la probabilità che la legge elettorale non venga modificata, conviene al centrodestra presentare una lista unica di coalizione. L'idea è quella di puntare al premio previsto alla lista che raggiunge il 40% dei consensi, un traguardo possibile, secondo Toti, per il centrodestra unito. La strada sembra tracciata, ma ci sono diversi ostacoli. Innanzitutto la questione del leader. Nessuno tra Cavaliere e capo della Lega sembra voler cedere. Poi la questione Sicilia. In vista delle elezioni regionali del 5 novembre, il centrodestra non è riuscito ancora ad accordarsi su un candidato comune. Salvini e Meloni hanno lanciato Nello Musumeci, mentre Forza Italia starebbe pensando a correre da sola, presentando Gaetano Armao. A pesare lo scontro sull'ipotesi di alleanza con l'Alternativa Popolare di Alfano, sponsorizzata da Berlusconi e osteggiata da Lega e Fratelli d'Italia. Capitolo Sicilia difficile anche per il centro-sinistra. Il dialogo tra il PD e il partito di Alfano è addirittura d'arrivo, ma la sinistra, MDP in testa, punta i piedi e si oppone all'idea di una larga alleanza. Anche qui in alto mare la scelta del candidato governatore, al punto che quello uscente, Rosario Crocetta, che il PD non vuole sostenere per la riconferma, avverte: se non ci saranno le primarie correrò da solo. Ed ora in campagna la terribile storia del ragazzo 23enne morto nell'ospedale di Loreto a Mare dopo ore di agonia. Era stato ricoverato in codice rosso per un grave incidente. La denuncia gravissima del padre: mentre mio figlio moriva i sanitari litigavano, tanto che il ministro Lorenzin ha inviato gli ispettori. Ci penseranno gli ispettori inviati dal ministro della Salute Lorenzin stamattina a Napoli a far luce sulla morte del giovane di 23 anni trasportato nell'ospedale Loreto Mare dopo un incidente stradale. Antonio Scafuri era stato ricoverato il 16 agosto in codice rosso. Da quel momento è stato un calvario, come ha raccontato il padre. Ci fu consentito di vedere nostro figlio dopo le 15, quando già era deceduto. Ci avevano assicurato che gli esiti degli esami erano favorevoli. Poi abbiamo saputo che il ragazzo è stato colto da 3 infarti. Adesso pretendiamo la verità. Della task force inviata dalla Lorenzin fanno parte anche i carabinieri del NAS e gli esperti della GENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. La tragedia viene raccontata anche nella denuncia di Alfredo Pietro Luongo, che descrive nei dettagli quanto accaduto alla sua presenza in quanto responsabile del pronto soccorso. Il ricovero a 1 di notte, 4 ore per fare un angiotac, dissidi tra camici bianchi sul da farsi, tempo perso per decidere chi dovesse accompagnare il giovane sull'ambulanza per trasferirlo in un altro ospedale per le trasfusioni di sangue. Alla fine è morto nella rianimazione del Loreto Mare, un ospedale già finito alla ribalta della cronaca per l'inchiesta sulle truffe alle assicurazioni con finti esami diagnostici ed indagine sui furbetti del cartellino, decine di medici, infermieri e amministrativi che timbravano il beige e andavano ad appuntamenti in altre cliniche private a fare shopping o a giocare a tennis. Ed ora negli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump è rientrato a Washington dopo il soggiorno nel New Jersey e nelle prossime ore atteso un suo discorso dove dovrebbe delineare la nuova strategia degli Stati Uniti per quanto riguarda in particolare l'Afghanistan, ma soprattutto l'area dell'Asia meridionale. Proprio in questa zona la 7ª flotta americana è stata protagonista di un nuovo incidente, un incidente che è il secondo in pochi mesi.
I 10 marinai finora ufficialmente dispersi nell'incidente potrebbero essere solo un bilancio provvisorio. Le operazioni di salvataggio che coinvolgono aerei ed elicotteri della 7ª flotta USA, oltre ad unità malesi e di Singapore, sono ancora in corso. Erano le 5:24 del mattino, ora locale, quando l'incrociatore americano John McCain, intitolato al padre dell'attuale senatore repubblicano, 330 uomini di equipaggio, si è scontrato con una petroliera battente bandiera liberiana mentre era in avvicinamento al porto di Singapore. Manovre seguite con grande attenzione dalla Cina, che rivendica diritti di sovranità nel mar cinese meridionale. La 7ª flotta dovrebbe essere il miglior deterrente contro le mire espansionistiche di Pechino, così come contro le minacce del leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo stretto di Malacca è una delle zone marittime più trafficate al mondo, ma non è chiaro come sia stato possibile lo scontro con un mercantile, date le apparecchiature di sicurezza di cui la John McCain dispone. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime a bordo della petroliera. L'incidente è destinato a suscitare forti polemiche perché c'è un recentissimo precedente. Il 17 giugno scorso, nelle acque giapponesi, la USS Fitzgerald si scontrò con una porta container e morirono 6 marinai statunitensi. La successiva inchiesta si è conclusa di recente con dure sanzioni a carico degli ufficiali di comando dell'unità americana, accusati di gravissime negligenze. Terribile, terribile è stato finora l'unico commento di Donald Trump al rientro a Washington dopo la vacanza in New Jersey. Tra poche ore è atteso il primo discorso alla nazione in cui il presidente dovrebbe delineare la nuova strategia USA in Afghanistan e Asia del Sud. E rischiano di aumentare ulteriormente in queste ore le tensioni tra gli Stati Uniti e Pyongyang. Oggi infatti prendono il via le manovre militari tra Corea del Sud e Stati Uniti nel quadro appunto di una rinnovata tensione con Kim Jong-un. L'esercitazione denominata Ulchi Freedom Guardian si svolgerà per 2 settimane, ma chiaramente il regime di Pyongyang le considera come una provocazione, mentre il presidente sudcoreano Moon Jae-in si difende parlando di manovre che sarebbero esclusivamente difensive, quindi che servirebbero a difendere la Corea del Sud dalle minacce nucleari della Corea del Nord, ed è invitato appunto Pyongyang a non usarle come una scusa per atti che avrebbero soltanto come effetto quello di peggiorare la situazione nell'area. Ed ora ci spostiamo di nuovo negli Stati Uniti per la notizia della morte di Jerry Lewis, grandissimo attore, genio della comicità. Si è spento ieri all'età di 91 anni, una carriera, la sua, ricca di riconoscimenti, ma non quello dell'Oscar. Se n'è andato a 91 anni, morte per cause naturali, dice il comunicato ufficiale. È così Jerry Lewis, figlio newyorkese di 2 attori di Vaudeville, la nostra rivista, che la carriera l'aveva iniziata a 5 anni, lascia sulla storia dello spettacolo un'impronta indelebile di ben oltre mezzo secolo. King of Comedy, il re della risata, era oltreoceano il suo indiscusso titolo, lo stesso del film diretto da Martin Scorsese, che nel 1983 lo rilanciò in un ruolo drammatico sul grande schermo a fianco di un Robert De Niro allora in ascesa. Di origini russe ed ebraiche, era nato a Newark, nei sobborghi della Grande Mela, e già nel secondo dopoguerra, poco più che ventenne, poteva vantare una solida gavetta sul palcoscenico. Cominciò come maschera in un cinema-teatro di Brooklyn, ma i suoi brevi sketch tra il primo e il secondo tempo ebbero subito successo. Del 1944 è la prima tournée, 2 anni dopo arriva l'incontro con Dino Crocetti, italo-americano che alla storia passerà col nome di Dean Martin. Insieme girarono in 10 anni 16 film. Poi nel 1960 Lewis divenne un total filmmaker, attore, sceneggiatore, regista. L'idolo delle donne, il mattatore di Hollywood, le folli notte del dottor Jerril furono i successi del periodo d'oro, e da grande improvvisatore sul set inventò anche la tecnica di lavoro del video control con i monitor TV che permettevano di rivedere subito dopo il girato. Un ritmo lavorativo forsennato che lo portò con l'ultima pellicola nel 2016
16 al totale di una settantina, 4 bypass coronarici, l'asportazione di un cancro alla prostata, il diabete e la fibrosi polmonare. A partire dagli anni 70 il suo stato di salute cominciò a presentare il conto, eppure a Las Vegas, dove viveva con la seconda moglie, ha tenuto fino all'ultimo spettacoli dal vivo e seminari sul buon umore. Più Golden Globe, il BAFTA e il Leone d'Oro alla carriera a Venezia nel 1999, eppure a Lewis Hollywood non tributò mai un Oscar. L'onorificenza più alta dall'Academy arrivò invece nel 2009 con il Jean Orsel Award, il massimo premio concesso per lo straordinario impegno nelle attività umanitarie, a cominciare dall'invenzione, 50 anni fa in America, del primo Teleton per la raccolta di fondi, poi esportato in tanti paesi, Italia compresa. Ed ora il campionato di calcio con la ripresa. Vincono tutte le presunte grandi dopo Juventus e Napoli negli anticipi, anche Inter, Milan e Roma. Una prima giornata che ha visto però anche un altro protagonista, il VAR, ossia il sistema video che assiste gli arbitri nelle decisioni più controverse. Non poteva arrivare risposta migliore dalle pretendenti allo scudetto, seppur in modi diversi. Roma, Inter e Milan si sono imposte al debutto, così come avevano fatto sabato Juventus e Napoli. Il match più difficile lo ha vissuto la Roma, venuta a capo della sua bestia nera Atalanta, grazie a una punizione precisa quanto furba del neoacquisto Kolarov. Il VAR ha trovato invece la sua applicazione nei match delle due milanesi, entrambe vincenti 3-0. Decisivo per i rossoneri nel rigore che ha sbloccato la partita dopo appena 3 minuti, con l'espulsione determinante del difensore del Crotone Ceccherini, autore del fallo sul giovane Cutrone, sempre più realtà milanista ed entrato in tutti i gol, di cui uno realizzato con un bel colpo di testa. Stessa facilità con cui la nuova Inter di Luciano Spalletti ha steso la Fiorentina grazie al suo usato sicuro, ovvero Maurizio Icardi, autore di una doppietta nei minuti iniziali, primo gol su rigore dopo intervento del VAR, e l'oramai ex partente Perisic, autore nel finale del definitivo 3-0. Stecca invece la Lazio davanti ai suoi tifosi, bloccata sullo 0-0 dalla neopromossa SPAL, che conquista il primo storico punto 49 anni dopo l'ultima esperienza in Serie A. Nulla di fatto anche tra Sassuolo e Genoa, mentre nell'altro pareggio della giornata, botta e risposta tra Bologna e Torino. Alla rete felsinea di Federico Di Francesco hanno risposto i Granata grazie a un bello spunto di Adem Ljajic. Al Toro manca però il possibile gol vittoria, negato dall'errata quanto frettolosa segnalazione dell'assistente del giovane, che ha di fatto reso vano il ricorso dell'arbitro Massa al VAR. Buona invece la prima per la Sampdoria, brava a ribaltare il match che la vedeva sotto d'un gol a Marassi contro l'altra neopromossa Benevento, passato in vantaggio con un gran gol di Ciciretti. Ma la doppietta del sempreverde Quagliarella ha permesso ai blucerchiati di fare festa davanti ai propri tifosi. Successo esterno infine per il Chievo, che ha regalato un dispiacere al suo ex tecnico Gigi Del Neri, superando l'Udinese. Alla rete iniziale di Inglese ha risposto l'altro ex Terò di Walter Birsa, nella ripresa il gol vincente dei Clivens. Bene, per questa edizione è tutto. Dopo di noi le previsioni meteo, a seguire il dibattito di Omnibus con in studio Andrea Pennacchioli, la prossima edizione del telegiornale alle 13.30. A tutti voi una buona giornata.